tutte queste persone? Ma che problema c'è, scusa? Voglio dire, allora, le donne possono avere la scella pezzata, la dentiera che balla, la pancia gonfia. A voi niente? Voi maschi siete tutti fiori del paradiso? Ma se nella vita reale puzzate più dei facoceri, ma dai! State le ore a guardarvi il cavallo dei canzoni fatiosi! Fareste due olive felpate che vi portate nel marsupio? E allora fate una cosa, tutti e tutti maschi, andate a Rai 1 e vi fate scrivere Affari Tuoi. Ciao! Si sente? Sì. Ok, tutto bene? Bene, che carini. Questa sera, in quest'aula bellissima, universitaria, si terrà la seconda lezione di educazione sessuale. L'argomento di oggi è l'atto sessuale. Per evitare di fermarci proprio nel momento, bloccati dalla pubblicità o da qualche stacchetto, chiedo se posso continuare a progredire all'interno della materia. Posso? Sì. Bene, ok. L'atto sessuale, vabbè, l'atto sessuale è uno. Beh, ma possono essere anche molti. Avercene. E beh sì, perché quando un uomo e una donna, dai, che ti ridai, a me diciamo un rapporto di penetrazione, diciamo di conoscenza intima, in cui l'uomo, ma proprio l'uomo, entri dentro, ma che anche esca, beh sì, beh, non subito, diciamo dopo un po'. Vabbè, sempre prima di... Ma questo dipende dalla regolazione individuale, di ognuno di noi, certo. Bene, sì, indispensabile nell'atto sessuale è l'eccitazione. Perché l'eccitazione nell'uomo avviene in modo molto... evidente. Sì, ma a volte più o meno, a volte di più, a volte proprio appena. Ma questo non influisce sull'esito finale della prestazione? Beh, alle volte l'atto sessuale può riservare delle sorprese. Ma noi pensiamo che il buongiorno si vede dal mattino, giusto donne? Certo, il buongiorno si vede dal mattino. A volte però nell'atto sessuale la donna, beh sì, deve fare una... perché se... vabbè, una fatica, eh sì, una fatica davvero, vabbè, quindi possiamo dunque circoscrivere l'atto sessuale nell'arco di tempo che va dall'eccitazione dell'uomo al sonno dell'uomo stesso. In tale arco di tempo la donna può riuscire, come dire, ad inserirsi. Tuttavia, l'arco della donna va sempre dal sonno dell'uomo al suo, quindi